Se io penso che sono stata eliminata da X-Factor nel 2017 da questo qui. Che canta così. ma per te io non cioè, una vita in salita, senti cosa dice. Te lo spiego io, Fedez, cos'è la vita in salita. È fare 120 date l'anno, da due ore l'una, due ore e mezza, anche tre, per vent'anni. È svegliarsi al mattino e non avere la voce per riuscire a parlare con i tuoi cari. È andare al bar, ordinare un caffè e non capire che cazzo ti sta chiedendo la cameriera perché sei sordo. Perché quasi tutti i musicisti a 50 anni sono diventati sordi. È non riuscire ad arrivare a fine mese, nonostante tu ci metta l'anima. Significa non andare alla recita di tua figlia, perché quella sera lì hai una serata di cui non te ne frega un cazzo, ma ti serve andare perché devi fare devi devi far la spesa, devi pagare le bollette. Significa non vedere tua figlia la sera della vigilia di Natale, perché quella sera devi andare a cantare. Significa non esserci a capodanno, significa non esserci mai al mattino. Al mattino dormi perché vai a letto alle 4 del mattino alle 5, no? Oppure ti svegli ma sei uno zombie. Non è che hai eh, le vacanze la tredicesima, non guadagni abbastanza, no? Perché noi siamo allo sbando, nessuno ci tutela. Perché dedicare la vita alla musica non è scrivere testi di merda e andare sui palchi a cantare canzoni stonate per i ragazzini. Essere musicisti, essere cantanti, significa mettersi in gioco tutti i giorni. Dimostrare che sei all'altezza di riuscire a portare avanti una serata cantando e suonando bene, però facendo divertire gli altri. E devi far divertire gli altri, anche quando magari hai perso il papà, ad esempio. The show must go on. Ci vuole rispetto sia per la musica che per le persone che ti stanno ascoltando. E io sono stata eliminata da te? Perché tu hai detto che io ho un modo di cantare vecchio. Per te il modo di cantare moderno è essere stonati e non saper cantare. È questo. Il... Quindi, Fede, guarda, io sarò vecchia. Avrò un modo di cantare vecchio. Però ho sempre avuto rispetto della musica. Perché ormai l'unico eh, modo per uscire per un artista è quello di andare a, a un talent, non c'è un altro modo, ok? Lui ha mandato via gente che sapeva cantare, che ha fatto questo magari anche tutta la vita o che stava solo iniziando ma aveva le doti. È diventato famoso sulle spalle degli altri. Fatelo dire, Fedez, tu non hai nessun tipo di dote musicale, zero! Zero, oggi sono qua io a giudicare te, io, io che posso perché io faccio questo mestiere da 25 anni e te lo posso dire, ho fatto palchi anche grossi come i tuoi, ho fatto tutto nella vita, dal cabaret alla musica dal vivo al piano bar, al liscio, all'hard rock, all'heavy metal, alla dance, ho fatto le arene. Ma non mi sono mai permessa di salire sul palco e non avere neanche la capacità di essere intonata. Cioè, se io non sto bene quella sera, sul palco non ci salgo. Il problema è che tu stai così anche quando stai bene. Cioè, tu non sai cantare, è questo il problema. E ti esponi comunque. Come se fossi Eminem, come se fossi Pavarotti. Eppure tu eri lì e ti sei permesso di giudicare. E di tarpare le ali a persone che avevano un futuro, e non parlo solo per me. E il karma ti ridarà quello che tu gli hai dato. Idem per me. Fedez, vedremo. Vedremo. Probabilmente io ormai sono vecchia. Magari non ho più nessuna possibilità. Non lo so. Però io questa cosa te la dovevo dire perché ce l'ho lì dal 2017. E io questa cosa te la dovevo dire, non poteva passare così in sordina. Le persone devono sapere.